Ma io faccio il benvenuto a tutti gli amici del Comitato e soprattutto agli invitati delle liste a sindaco, candidati a sindaco. In questo caso faccio il benvenuto all'ingegnere Giovanni Marini, che è qui presente. All'arrivo degli altri poi faremo anche questo. Voglio dire subito una cosa. Noi siamo un comitato di quartiere, questa è una presentazione che faccio a nome nostro. Un comitato di quartiere che è nato nel 94, già prima sotto un'altra denominazione come circolo culturale. Non ha fini politici, tanto per intenderci, ognuno è libero di fare la scelta, perché dico questo perché forse se è frainteso, qualcuno ha frainteso, dice ma il comitato di quartiere chi vota? Nessuno, ognuno vota per sé, la cabina si entra da soli. Quindi da noi che non abbiamo. Il comitato di quartiere ha semplicemente un indirizzo. L'indirizzo è quello di raggruppare le problematiche della frazione. Perché visto e considerato noi siamo una parte di Melo, una frazione, pilati, dimenticata negli anni. E la prova sta in queste richieste che noi abbiamo fatto negli anni. Ai vari sindaci che abbiamo fatto gli incontri e che puntualmente nessuno ha rispettato. Abbiamo fatto una nel 2007, non dico che erano i sindaci, fatti di conto voi. Una nel 2012, gli ultimi. Noi hanno firmato questo documento? Impegno. Questo è un impegno, non è. Abbiamo contrasto perché noi vorremmo fare un pochettino al famoso berlusconiano che ha firmato il contratto con gli italiani. No, non pretendiamo questo, perché non abbiamo questa abilità di pretendere di certe cose. Però è giusto che chi sarà il futuro sindaco, uno di te sicuramente, abbia per in mente questo. E noi queste domande che poniamo oggi si possono ritorcere contro domani, contro loro stessi. Come si potrebbero ritorcere su gente che già c'è passata in questo ambiente a livello di candidatura. Quindi diciamo le problematiche un pochettino c'è chi le sa, ma per i nuovi è giusto che li facciamo presente. Noi come comitato abbiamo prodotto qualcosa per la frazione. Ve ne dico soltanto una, tanto per essere chiari. Noi nel 94 abbiamo fatto la prima petizione, con tanta documentazione, tutto documentato, a tutti gli enti, perché abbiamo avuto il problema. Abbiamo avuto il problema della frazione costiera. Nel 94 abbiamo fatto la regione. Nel 97 abbiamo ricevuto un primo finanziamento con la dicitura della regione, 2 miliardi, e hanno praticamente edificato una spoglierata lenta sulla fascia costiera, che poi si è rivelata inutile perché il mare quello è suo se lo figlio. Nel 2000, altra petizione. Nel 2002, proposta di petizione con modifica di scogliera, quella che attualmente abbiamo. All'epoca c'era il sindaco Riboli che ha appoggiato anche il nostro movimento. Finalmente nel 2004, altra sollecitazione di lavori, perché abbiamo avuto dei problemi di evacuazione della popolazione con provvedimenti dagli allora sindaci. Nel 2008 finalmente sono partiti questi lavori, perché sono stati investiti tutti gli organi competenti, ferrovie, province, regioni. Dopo tante denunce, tante che si possono verificare, che li vuole verificare, stanno tutti qua. Quindi questa è stata per noi una vittoria. Ora noi vorremmo dire solo una cosa, non è che dobbiamo aspettare altri. Quanti anni sono passati? Dal 94 al 2008 per ottenere un qualcosa di utile per la cittadinanza. Quindi a questo punto noi vogliamo porre un impegno. Scusate che devo fare la parentesi, vi saluto al futuro sindaco, candidato a sindaco, che era l'ingegnere Minniti. Mi dispiace purtroppo mi serie di impegni non come tanti in questo periodo, quindi grazie del saluto, ma ci tengo anche a scusarmi per abbiamo scusato.
Posso fare una considerazione invece prima che passi alle domande? Considerazione di generale? No, in generale, diciamo così. Perché un conto sono le domande a cui non mi sottrarrò di rispondere, un conto è il contesto che tu hai illustrato e che però necessita una, anche se mi permetti, anche una mia risposta per una mia presa di posizione su questo, capito? Perché non si tratta di fare domande e risposte, questo me lo fai sì, no, questo no. Noi mettiamo all'attenzione le problematiche, perché è giusto che si mettano in evidenza le problematiche che per anni sono state dimenticate. Ma io mi permetto, se mi date la parola, 3 minuti di dirvi, posso dire? No. Dopo, perché se no qua... Vabbè, ad ogni modo, questo in linea di massima è l'obiettivo del nostro comitato. Forse non so, è stato registrato forse l'unico a merito, gli altri sono un'associazione di vario genere, però noi abbiamo sempre cercato di tirare avanti un discorso di zona, perché effettivamente la pressione Pilati, io ho sentito qualcosa su altri comizi e cose varie, quello che avete, gli interventi che avete fatto voi. Avete nominato spesso Belpilatro, altre zone di merito, con tutto il rispetto, quindi nessuno vuole che c'è niente, anche perché siamo tutti di merito, quindi in ogni caso se viene fatto un miglioramento su una zona, ben venga. Però Pilati puntualmente viene lasciato fuori. Questo non so se è una questione che Pilati è meno importante delle altre frazioni o del centro di merito, o perché magari a merito si deve dare più immagine. Anche se l'immagine abbiamo visto quello che c'è un cantiere che si apre e che si chiude in ogni caso, e quindi noi vorremmo semplicemente porre alla vostra attenzione questa cosa. Se volete io adesso vi elenco velocemente, visto che già ci avete, però giustamente gli amici presenti li dovrebbero anche sapere. Allora, il primo punto, poi ci andrete magari visto che siete in due, insomma. Primo punto, noi abbiamo un problema che mi sembra un po' pure assurdo. Abbiamo una strada, anzi che qua praticamente sono riuscito a mettere 4 vie in 200 metri, cioè una cosa assurda, oltretutto tabellata dal comune con tanto di insegna comunale. Però quando noi abbiamo posto questa problematica, ci hanno risposto le varie amministrazioni che questa era una strada privata. Adesso facciamo gli ignoranti, no? Quanto per non cadere, e facciamo questa domanda: ma è legale mettere delle tabelle comunali su una strada privata, se è vero che è privata? Se questo è illegale, allora il comune deve cacciare le tabelle. Se è legale, allora il comune si accaparrava la proprietà di questa strada. Automaticamente questa strada può essere l'unica a merito, né cementificata né con bitume di vario genere e né con opere di canalizzazione delle acque. Ora, la gente, uno mi ha risposto, uno dell'amministrazione passata, dice: ma noi, anzi il tecnico, un tecnico, non era un consigliere dell'ultima messa a scuola, e ha risposto, dice: no, noi abbiamo messo le tabelle perché ci servono l'autostima. Scusa un attimo, se è strada privata tu ci metti una tabella, dice: strada privata numero 10, numero 15, numero 16. Se è stata pubblica ci puoi mettere tutte le tabelle che vuoi. Allora, se è pubblica hai il dovere di fare qualcosa per rendere agibile questa strada, anche perché questa strada ha un'uscita, diciamo, abusiva sulla sua strada, ha un'uscita sulla nazionale. Quando piove, abbiamo tutto documentato con foto e cose varie, quando piove che succede? La famiglia si riversa sulla nazionale. Questo problema gliel'abbiamo fatto evidente 1000 volte. Ora, è un problema che giustamente chi ci abita dice: ma noi siamo di terza categoria, quarta categoria. Vogliamo avere almeno un impegno da parte di chi sarà sindaco domani a fare qualcosa, qualche intervento. Noi, e giungo pure io, il
tre anni fa ho proposto, e poi abbiamo fatto, tre anni fa con l'Evo e c'era la giunta Costantino, siccome io lavoro al consorzio di bonifica, mi ho fatto fare la convenzione, dove loro hanno fatto i testi di affidamento lavorativi, quindi abbiamo sfruttato anche un discorso manovranza, diciamo, degli operai, a costo, come dice qualcuno, quasi zero. Abbiamo proposto ultimamente ai tecnici, preparate, fate un progetto, quello che è, se eventualmente non volete dare in affidamento ad una ditta perché è troppo oneroso, fare un discorso di questo costerebbe migliaia di euro, lo possiamo gestire noi come consorzio, perché facciamo questi lavori nei comuni di Mondofuori, Bova Marina, Bova Superiore, San Lorenzo, Reggio Calabria, abbiamo pure la questione dell'ospedale e cose varie. E ultimamente abbiamo visto la gestione della Comunità della Comunità. Ora, se c'è la volontà... Cinque anni, sempre lo stesso... No, là c'è un discorso forte. Sempre lo stesso metro quadro. Cinque anni che mi spiego, noi come consorzio che cerchiamo un attimo. Ecco, tanto per dire questo... Tutte le bottiglie le vedo io. Sì, è una strada per la là. Sì. Spiego perché. Perché noi che ci abbiamo, il primo obiettivo è forestale. Dobbiamo mantenere tutte le linee. Salvaguardi, c'è. Io stesso non lo vado, 5 anni. Non sono salvaguardi, perché abbiamo altre. Un centinaio di foto, c'è il fuoco. Questo è un problema che a un livello non riguarda. Magari il comune di livello avesse la capacità di avere gli operai fissi da un anno all'altro. Questo dobbiamo dire. Evidentemente, gli è caduto a polpetta il discorso. A quelli perché intende di lavoro del consorzio. E quindi poi una volta che sono andati sistemano tutto. E quindi io vorrei capire, partiamo con la prima risposta. Sì. Io però prima di dare la prima risposta non c'è, devo farmi, se mi date la possibilità, di chiarirci, perché se ti devo dire, sì, allora noi facciamo, sì, perché bisogna essere onesti, bisogna capire e bisogna sapere quello che si chiede e quello che si può dare, no? Perché altrimenti uno, se mi dia i voti non mi propone, se mi votate a me... Ma noi penso la firma. Fammi parlare tre minuti perché sennò facciamo un discorso di te e le persone magari non una parezza, sì. Allora, io approvo e sono contentissimo di essermi confrontato, di confrontarmi per la prima volta in vita mia con un comitato di quartiere. Io manco sapevo che c'era un comitato di quartiere fino a qualche giorno fa. Ecco, questo è in linea e va nella direzione, quanti di voi avranno letto il mio programma o avranno sentito qualcosa che ho detto in giro, va nella direzione del nostro impegno di amministrare questo comune. Noi amministreremo questo comune attraverso lo strumento cosiddetto del bilancio partecipativo. In parole povere significa che ci sono organizzazioni di categorie, organizzazioni professionali, comitati di quartiere, tutte le organizzazioni che incontreranno il comune porranno la loro problematica verrà studiata nei vari settori, caso per caso, tempo per tempo, e sarà affrontata e risolta, o comunque sarà affrontata e risolta, dipende dalla problematica, dalla tempistica. Noi intanto abbiamo un problema. Fatemi finire, vi prego. Se no non capiamo, se no io non capisco cosa devo dirvi, avete capito? Io ho bisogno di saperti rispondere con onestà. Se no ti devo dire, ah, che volete, sì, asfalteremo la strada, poi la seconda domanda, non è così che si risponde a un comitato. Okay. Quindi questo è l'impegno della nostra lista, che se vincerà le elezioni andrà a gestire il comune. Gestire il comune vuol dire che lo farà insieme a voi, comitato di quartiere, insieme a tutte le organizzazioni di categoria che avete titolo, quindi il diritto dovere di entrare finanche nella politica di bilancio del comune, che è il massimo organo, diciamo così, amministrativo, dove si decidono le opere, dove si decide dove intervenire. Questo è una cosa. Quindi noi faremo questo già a prescindere dalla vostra richiesta. Per quanto riguarda, devo risponderti da parte mia,
Per quanto riguarda, nel programma nostro non c'è menzionato Pilati, c'è solo merito. Io sono di Brunella, non c'è menzionato nemmeno Brunella. Il discorso programmatico che abbiamo impostato noi come lista è un discorso programmatico nelle linee generali, ovviamente non è il progetto dettagliato di 5 anni di amministrazione, e nelle linee programmatiche generali noi pensiamo che il comune di Melito abbia 3 priorità infrastrutturali di sviluppo: il turismo, quindi con lungomare, il ricovero e il rifacimento del rione Pescatori, e il pentidattilo come veicolo. Però queste sono, non possono rientrare, non conoscevo tra l'altro le problematiche di una strada. Io non so se la strada è privata o è pubblica, quindi ci serve capire a questo. Un conto è la linea programmatica di una lista che ha il dovere e anche di comunicare alla gente cosa andrebbe a fare, e un conto sono le opere particolareggiate di un settore. Io non so nemmeno questa strada se è privata o è pubblica, ma noi stiamo mettendo a cuore. Ecco, questo che, questa è una parentesi. Il concetto di ingegnere, quindi vuole fare la parentesi per equità e sì, per far condividere, giusto che si faccia. Purtroppo avendo saltato la prima parte, poi lasciamo spazio all'analisi di questa vostra proposta. Volete, io posso intervenire anche dopo. Sulla premessa, avendo saltato la parte iniziale, non so. Non ti sei perso nulla. No, abbiamo fatto una. Allora, su questo, 2 cose, e poi giusto per pareggiare un attimino. Io ho fatto una domanda, vabbè. Allora, intanto rinnovo le mie scuse, non sono abituato, diciamo, a presentarmi in ritardo, non è mia abitudine, però in questo periodo cercate di capire, insomma. Quindi so che quando la gente aspetta è fastidioso, cercherò, diciamo, di far sì che capiti il meno possibile durante questa campagna, anche durante questa campagna, quindi rinnovo le mie scuse. E per quanto riguarda la menzione di Pilati nei vari comizi, nelle varie iniziative, sì, forse non è stata nominata. Io però, come molti di voi forse hanno saputo, qualcuno di voi ci ha visto, vorrei dire che il primo quartiere che abbiamo deciso di visitare, la mia lista, è stato esattamente Pilati. Noi ieri eravamo qui in giro, inizialmente pensavamo di fare un comizio, poi sostanzialmente abbiamo capito che di comizi forse un po' ci sta stancando, allora abbiamo percorso tutta la strada principale di Pilati, andata e ritorno a piedi, siamo fermati a parlare con la gente, abbiamo chiesto cosa ne pensassero della situazione attuale di Pilati, quali fossero i problemi principali, abbiamo evitato di inondare ancora di parole le persone, mi ho preferito ascoltarle. No, perché il primo quartiere che abbiamo deciso di visitare è Pilati. In assoluto, noi abbiamo un programma dove visiteremo tutti i quartieri di merito, tutti, ci sono le locandine in giro per il paese. Il primo quartiere che abbiamo deciso di visitare è Pilati. Lo dico, vi spiego anche un attimo brevemente la motivazione, per questioni affettive mie. Io sono cresciuto a Pilati, forse pochi lo sanno, io ho imparato a camminare a Pilati. Sono stato cresciuto da Ciccio Orlando, i miei genitori mi lasciavano alle 7:30 di mattina qua, mi tornavano a prendere la sera, quindi sono cresciuto sostanzialmente a Pilati. Ho imparato anche a cucire a Pilati, Ciccio Orlando era sacro, mi ha insegnato anche a cucire. Quindi è una questione anche affettiva. La scelta di Pilati come primo quartiere da visitare è stata per motivi, diciamo, affettivi. Quindi Pilati non è stato trascurato in questo senso, per noi è stato il primo quartiere che abbiamo visitato, e ho spiegato anche le ragioni perché è stato questo. Poi sull'analisi della nostra proposta lo facciamo dopo. Sì. Allora, se vuoi, Lucio, salutiamo anche il candidato a sindaco Giuseppe Meduri, si è scusato automaticamente del ritardo, abboniamolo. Abbiamo gradito la tolleranza. Mezz'ora. In televisione sembra che abbiamo aspettato mezz'ora. E qua non siamo in televisione. Allora, qua ci sono 3 biglietti. Il numero più basso inizia con le domande e le risposte. Prego. Cerchiamo di essere un pochettino veloci, diamo 1 minuto di tempo a tutti per le risposte. Numero 10? No. Numero 11.
quando volete. Io. Allora il numero più basso sono io, ah, che sono, cioè il 9. Okay. Sono 9, 10 e 11. Allora, partiamo con la prima, sì, che è quella messa in regola. Pavimentazione, strada, foreste, eccetera, eccetera. Abbiamo già discusso prima. In sintesi quello che abbiamo detto è tabellato dal comune, ma qualcuno dice che è privato, quindi dovrà essere pure anche del comune andare ad accettare effettivamente com'è. Questo non è che stiamo chiedendo impegno, nel senso, però quantomeno si capiscano una volta per tutti, visto che il comune è l'organo competente, perché il privato non è che può andare a fare la vite di confinante e così via. Però se il comune ha messo delle tabelle, qualcuno le va concesso. Okay? No, posso dire una cosa? No. Alla fine, per chi vuole dire qualcosa? No, no, riguardo la strada. No, adesso no. Alla fine. Fuori il discorso, quando si dice, altrimenti non finiamo più, perché ognuno giustamente vuole commentare e poi qua diventa un maricolo. Allora, scusate, per quanto mi riguarda, c'è scritto qui, pavimentazione strada oreste mandalari sblocco sulle strade di Umberto. Poggioni, via Battaglia, eccetera, eccetera, che è quella strada che dalla sua strada arriva fino a qui. C'è la Ventina quella. Sì, sì, l'ho visto. Allora, è ovvio che io non sono in condizione nemmeno di sapere se questa è una strada pubblica o privata, però è ovvio che una attenta amministrazione, e non lo diciamo per propaganda elettorale, io almeno per quanto mi riguarda non lo dico per propaganda elettorale, una corretta amministrazione guarda ai problemi di questo, guarderà questo problema, e una corretta amministrazione non mi può dire oggi se vi risolverà dopo un mese, dopo un anno questo problema, perché il dovere di un'amministrazione è solo di entrare dentro il problema, verificare la responsabilità eccetera eccetera e programmare eventualmente, se è compito del comune, programmare un lavoro. Allora, la progettazione di questo è un lavoro che si può fare in casa, non bisogna affidare a tecnici la pavimentazione di una stradina, no? E quindi è un lavoro che l'ufficio tecnico può fare, e certamente sarà dato l'incarico di procedere alla progettazione. I lavori vero e proprio presuppongono dei soldi, dei finanziamenti, perciò l'amministrazione che guiderò io si occuperà di esaminare questo problema e di guardarci dentro da un punto di vista tecnico, e si impegna, appena avrà la disponibilità domani o tra un anno, a risolverlo definitivamente. Ok, è chiaro. Questo è tutto inteso, che ci devono essere anche i contenuti e le disponibilità eccetera eccetera, però l'impegno va preso, perché così non si può lasciare. Mi potete separare il sindaco di questo paese, questo, come questa dicevo, è una domanda fatta questo comitato insieme a tutti gli altri comitati che faremo nascere nel paese chiederà il conto di questa mia posizione. Ok, grazie. Chiedo scusa, avremo un minuto a tempo per rispondere. Sì, un minuto a tempo. Sì. Avremo il condizionale del dopo. Sì. No, perché probabilmente poi cercando di rispondere meglio, ciascuno deve spiegare più tempo e su questo di... è il capodore dirà ok, per far condicio. Allora, in merito al punto numero uno, tanto io vi chiedo se è possibile andare poi a fare un sopralluogo, perché secondo me ci si rende meglio conto, anche se sono strade, come dicevo, percorrono sin da quando ero piccolo, neanche camminavo. Era prima una strada sterrata e non c'erano più queste strade, me la ricordo perché c'è sempre stata e sboccava proprio dietro la casa di Ciccio Blanco, quindi dico che la conosco abbastanza bene. Però la domanda che vorrei fare, oltre che rispondere, chi ha costruito avrà pagato gli oneri di urbanizzazione, no? Avrà pagato per le fogne, per l'acqua, per l'illuminazione. Quindi non penso che ci siano dubbi sul fatto che sia pubblico o privato, perché se si paga evidentemente quelle opere vanno fatte. Quindi direi la pavimentazione forse non è banale come opera se prima non ci si preoccupa di verificare che queste altre opere accessorie sono state fatte. Quindi io dico facciamo un sopralluogo insieme appena sarà possibile, e l'impegno è chiaro che deve essere per la sistemazione quanto possibile. Ripeto, io ho 36 anni, la facevo quando avevo 5-6 anni che era sterrata, ripeto, dopo 30 anni vada chiuso questo problema, anche perché ci insistono delle case. Stop.
Per noi naturalmente è solo, si tratta solo di continuare un percorso iniziato nel lontano 1998 con l'urbanizzazione dei vari quartieri. Porto Salvo, Pallica, diciamo, per tutti i difetti e le pecche che possono presentare, sono, diciamo, un merito dell'amministrazione con cui sono stato assessore dei lavori pubblici. Chiaramente l'esproprio se è privata o è pubblica, io dico con presunzione che pure se è aperta al transito è una strada privata, va fatto l'esproprio, ma niente eccezionale come è stato fatto a Pallica, come è stato fatto a Porto Salvo. Chiaramente bisogna poi, nostra intenzione, aprire un confronto con la cittadinanza, così come abbiamo fatto quando abbiamo fatto Porto Salvo e Pallica. Per noi chiaramente non andrebbe fatta soltanto la pavimentazione, perché una strada deve essere una strada che si rispetta. Magari chiaramente questo può portare anche una perdita di consenso, perché se noi pensiamo di allargare un po' la strada e andiamo a toccare gli interessi privati, poi siete voi, diciamo, gli artefici del vostro futuro, del vostro destino, del nostro. Noi a Porto Salvo ci abbiamo provato, siamo stati insultati, beffeggiati, addirittura strattonati. Ci teniamo a Porto Salvo le strade che abbiamo, di 6 metri. Io avevo proposto all'epoca di non guardare nessuno in faccia e prendere un metro a destra e a sinistra. È chiaro che noi abbiamo, è giusto che lo sappiate, un attimo, solo un attimo più, recupero un'altra domanda, lo spenderò. Abbiamo 2 milioni di euro, addirittura si è stato fatto un mutuo da parte dell'amministrazione Aria, che i commissari hanno stracciato, perché là c'era una serie di strampararie e sono soldi che potrebbero essere recuperati, perché loro l'hanno, diciamo, cassato come progetto. C'era anche una progettazione preliminare molto avanzata in alcuni tratti di strada dove addirittura non si è fatto l'esproprio. È semplice andare, è doveroso da parte di qualsiasi amministrazione. Noi crediamo che saremo noi, se siamo convinti che saremo noi a fare questo. Quindi come Pallica, come tutta la situazione. Adesso non è che stiamo facendo il comizio. Cerchiamo di rientrare nel tempo, perché giustamente poi diventa... Sì, non c'ho. No, però allora torniamo un minuto, quando arriva un minuto finiamo, come abbiamo fatto nelle vacanze. Sta suonando il suono del cellulare, sono tre. Per noi. Pure per tutte. Per tutte e tre. Diciamo che fino adesso l'unico puntuale è stato lì. Per correttezza, comunque non è questo il problema. Va bene, l'impegno rimane ancora. Abbiamo un altro problema a livello, ecco, qua a questo punto dovremmo interessare anche, non lo so, l'ANAS, quello che è. Al secondo punto, creazione di rotatori a svincolo superstrada lato Arcina, che è pericolosissima. Ci sono stati centinaia di incidenti gravi e meno gravi, mortali e così là. Quindi la direi che il merito non finisse oltre la galleria, ma finisse ad Arcina, perché il confine naturale e politico proprio è Arcina, dove ce lo dobbiamo, da là in poi è Salvemo. Quindi questo è l'altra domanda. Sì, io concordo con questa preoccupazione, che è una grande preoccupazione questa qui. Evidentemente non è un problema dell'ente comune di merito, però è un problema dell'ANAS, della viabilità e della sicurezza delle strade. Siccome l'ANAS ha fatto tutte le rotatorie anche dove non erano necessarie per lo svincolo, soltanto allo scopo di diminuire la velocità, e questo è un rettilineo pericolosissimo, noi credo che è essenziale, l'amministrazione deve porsi questo problema in modo prioritario veramente, per quanto riguarda soprattutto la sicurezza della strada, non solo per la comodità dell'accessibilità. È un problema che io ritengo sia importante guardarlo dal punto di vista di sicurezza. Noi se amministreremo faremo tutto il possibile affinché anche lì ci sia una rotatoria come da Reggio fino a Merito. È effettivamente una cosa molto pericolosa. Perfetto. Non si può non condividere la richiesta. Io tendenzialmente sarei più per i sottopassi che non per le rotatorie, perché secondo me portano delle complicazioni. Io non so se tecnicamente ci sono gli spazi, perché c'è il pallone, si potrebbe sfruttare il pallone, che tra l'altro sul quale
vorrei aprire una parentesi, io frequento quella spiaggia spesso, diciamo, durante la stagione estiva, e secondo me anche il problema della pulizia dell'intervallo andrebbe affrontato. Quindi d'accordissimo, una delle due soluzioni, va sollecitato però l'intervento dell'ANAS. È chiaro che l'ANAS, come diceva anche l'ingegnere, ha fatto rotatorie per ridurre la velocità in alcuni posti dove in effetti erano superflue. Qui si parla di sicurezza e quindi l'intervento dovrebbe essere la maggior ragione. Certo. Io stesso ho rischiato di dire più di una volta la vita un incidente lì, quindi lo capisco assolutamente. Noi abbiamo fatto qualche passo avanti per quanto riguarda la messa in sicurezza dello svincolo, perché è anche collegato alle autorizzazioni per i passi carrai. Franco credo che ne sappia qualcosa. Naturalmente nessuno degli accessi che lato destra andando da Poa verso Melito è regolarizzato, anzi si hanno delle grosse difficoltà. Abbiamo pensato, e per questo ci siamo anche interfacciati con gli amministratori di San Lorenzo, con i commissari, di fare un, come diceva Carmelo, un sottopasso collegando anche Arcina e la parte a destra e a sinistra, Arcina a destra e a sinistra con un sottopasso. È chiaro che uno degli svincoli più pericolosi, non di merito, ma in assoluto da Loghi a Reggio Calabria. Da Loghi a Reggio Calabria, dove noi diciamo e abbiamo denunciato a più riprese che nessuno è in grado di rispettare la segnaletica stradale. Percorrendo per assurdo Loghi Reggio ci metterebbe 3 ore, quindi quotidianamente anche le forze dell'ordine diventano fuori legge. Quindi è chiaro che ci dobbiamo spingere un passo in avanti e pensare sì immediatamente a una soluzione che non guarda solo Medio, ma guarda anche Arcina e la regolarizzazione delle famiglie che stanno al di là della 106, a destra della 106. C'è da aggiungere che in questo punto ci sarebbe anche da salvaguardare l'uscita a San Leo, che è quella che parte sempre di merito, quell'uscita pericolosa, che si era discusso qualche tempo fa, fare l'uscita all'interno del muraglione e farla dietro, praticamente che uscisse fuori dall'altro lato del ponte. Ma lì c'è una cosa privata, fa parte di me, San Leo è l'unica strada interquadrata ufficialmente quella che era una strada costruita dal consorzio di politica negli anni passati, negli anni 70, poi hanno acquistato un terreno che c'è lo spazio. San Leo è l'unica strada ufficialmente riconosciuta come strada interquadrata, anche se il tracciato non rispetta fedelmente quello che è in progetto. No, se mi riferivo accanto al muraglione hanno aperto forse un deposito. No, quello è tuo. Andiamo al prossimo. Chiediamo se è possibile avere l'installazione di rossi artificiali su questa nazionale. Perché l'abbiamo chiesto più volte e una volta ci era stato negato perché c'era il discorso dei pompieri, quando uscivano i pompieri c'era sempre dei pompieri, non potevano saltellare sulla. Adesso non ci sono più i pompieri, perché i pompieri hanno la loro caserma. È una richiesta che facciamo, non so se poi sono diventati illegali o legali, vorrei sapere se è possibile eventualmente, come non credo che sia una grossa spesa questa, però siccome questa è una strada che è diventata pericolosa, sia per l'uscita delle scuole, sia per l'uscita diciamo degli abitanti dei comuni, che in mezzo alla strada le macchine ti passano a 90 km orari, non è neanche certo. Se no dobbiamo mettere qualche cosa, qualche vigile o un limitatore di velocità. Prego. Rispondo io. A me mi sembra che qualche limitatore di velocità c'è in mezzo scalcinato in questa strada. Che boom! Mi sembra Lasceremo le buche fino a che non metteremo i limitatori di velocità. Comunque, a parte la battuta, è prioritario un po' come nello stesso concetto che vi dicevo della mia esposizione del problema precedente, è prioritario il discorso di sicurezza. Ovviamente Pilati, come tutti i paesi nati male, non hanno adeguati marciapiedi. Si potrebbe fare una disquisizione di carattere sociologico sul fatto di un paese privo o con i marciapiedi. Veramente si potrebbe veramente aprire un capitolo. Davanti ai problemi di sicurezza
noi interverremo decisamente perché è prioritario la sicurezza a tutte le altre come dire, attività e a tutte le altre iniziative. Quindi se sarà un problema di sicurezza che sarà studiato dai vigili, ci sarà, faremo anche qui un'attenta valutazione prima di dire facciamo 10 dossi o 5 dossi. Il problema di sicurezza è un problema prioritario che deve comunque essere tenuto in primaria considerazione. Allora, noi ieri, come dicevo, qualcuno di voi ci ha visto, siamo stati qui al passeggio con la strada di Pilate, abbiamo fotografato uno dei moderni sistemi di rallentamento del traffico veicolare, è una sedia messa su una buca. È uscita l'altro giorno. Allora vi dico che laddove la normativa sulla viabilità lo consenta, c'è la scuola che penso che sia quasi obbligo, io vi garantisco che entro 30 giorni, a costo di doverlo fare a spese nostre, faremo i dossi qua privati. Quindi questo è un impegno che mi assumo, entro 30 giorni da quando amministreremo questo paese. Responsabilità vostra. Questo non vale perché adesso la prevedura che dice è stato male laddove i termini, diciamo, che le normative sulla viabilità e cosa lo consentono, non ci siano motivi ostativi di questo genere, io non conosco naturalmente, ma se sono fattibili, io dico entro 30 giorni. Allora io dico qualcosa in più, naturalmente avrei tutto l'interesse perché abito sulla nazionale e specialmente d'estate, lo sappiamo tutti, come scorazzano soprattutto le moto. Mi auguro e ci auguriamo tutti che non succeda mai l'irreparabile. Sui dossi dobbiamo un attimino vedere se effettivamente possono o non possono essere messi, perché attualmente sembrerebbe anche che ci siano vari ricorsi di così come sono stati rimossi alla via Marina, sembra che i dossi siano illegittimi dal punto di vista del codice della strada. Ci sono dei vari ricorsi, Consiglio di Stato, Cassazione, eccetera, quindi dobbiamo valutare bene. Non sarà il comandante di vigile o il sindaco a stabilire se o meno possono essere messi. Chiaramente è un discorso generale. Per me qualcosa va fatta, li metterei non tra un mese, per me li avrei già messi. Per quanto mi riguarda, però bisogna vedere se sono o non sono legittimi. La cosa che faremo è sicuro, sensibilizzare le forze dell'ordine affinché le moto, le macchine, la notte, perché punire uno per educare mille, se iniziano a ritirare qualche patente anziché fare una contravvenzione per il faro o la freccia, forse è meglio. Bravissimo. Passiamo ad un altro problema. Passiamo a un altro problema. Questo anche a noi. Ristrutturazione del ponte di Pilati. L'ultimo che ci ha messo male è stato zio Benito. L'hanno costruito in quell'epoca e così è rimasto. Cioè noi abbiamo assistito ultimamente alla caduta da Cinacci, non fa Cinacci, non intese che tutte, blocchi di cemento. Penso che questo ne va dell'incolumità delle persone sia motorizzate sia a piedi. Non possiamo più mantenere questa porcheria, scusate il termine, perché quando all'epoca l'abbiamo posto ad altre amministrazioni, uno mi ha chiesto: ma questa è strada comunale o è dell'ANS? Tu sei amministratore, era già nell'amministrazione già oltre di me. Allora ho detto: imparate un pochettino la geografia del vostro paese e poi imparate le lingue per andare all'estero. Questo gli ho detto io. Allora, a Prunella so che è stato fatto, non so, è stata la provincia quello che è stato, non ho idea, ecco, perché forse là risulta come strada provinciale. Correggetemi se sbaglio. Anche questa, credo. Questa è comunale. Questa è comunale. Prunella è già entrata nella provincia. Noi sempre stato. Noi sempre stato. Ora, nella frazione è tutto. Ora io vorrei capire. Sarà possibile, perché questo è un caso, diciamo, d'urgenza più che altro, perché non è una questione di lusso o di colore per dare un'imbiancata alla ponte, è una questione anche di urgenza e sicurezza. Quindi questa vorrei una vostra risposta. Quando mi mai io? Sempre così. Io devo rispondere. Siamo partiti così. Possiamo pure invertire, insomma. No, non ci sono.
volta. No, sono 10 domande, le prime tre rispondo prima lui. No, vabbè, le altre tre rispondo prima io, poi. No, prendiamo il conto, posso iniziare io, iniziare senza l'ordine. Così do il suggerimento. E do qualche informazione. Allora, non è vero che per il ponte di Pirani non è stato mai fatto niente. Il ponte di Pirani, se voi vi ricordate, con la seconda amministrazione straordinaria addirittura era stato appaltato. Poi non sono stati fatti i lavori. Comunque, ad oggi ha ragione Nuccio quando dice che i calcinacci, e gli pongo una domanda, quei calcinacci che recentemente sono stati rimossi con l'intervento dei pompieri, infatti sono caduti da soli, dove sono andati a finire? Nella fiumara. Quindi se l'avesse fatto uno di noi forse sarebbe già stato denunciato per inquinamento ambientale. Quando sono stati rimossi, erano pronte le transenne per dirottare il traffico di filati, ingresso e uscito era luglio, su nello svincolo, nel famoso svincolo di cui abbiamo parlato prima. Onestamente là io gli ho detto che è disastro annunciato, perché dirottare in quello svincolo oltre 1000 persone al giorno sarebbe stato sottoscrivere una disgrazia. Solo per questo non l'hanno annunciato, ma già erano arrivate le transenne. Per quanto riguarda il ponte, noi abbiamo anche più volte al progresso chiesto, e credo che vada fatto perché non ho visto la domanda, messa una telecamera per far sì che quella porcheria, scusatemi il termine, che c'è a Pilati scompaia. È già messo nella nostra programmazione. In effetti, se posso prendermi il mio minuto, e non lo prendo nemmeno tutto, non solo è necessario metterci mano al ponte, ma è conveniente addirittura per il comune, perché chi avrà mai i soldi per ricostruire un altro ponte, pensate? I calcinacci che cadono non è un fatto soltanto ambientale o estetico, intaccano la struttura del ponte. Il calcinaccio che cade significa che il ferro si arrugginisce, e se il ferro si arrugginisce cede da un punto di vista strutturale, e sarebbe una grande disgrazia. Cioè, fare prevenzione subito piuttosto che piangersi addosso per essere costretti a fare lavori molto impegnativi, credo che sia conveniente a chiunque vada ad amministrare, e noi ci metteremo mano subito per questa emergenza, perché in effetti è un problema che prima si risolve e meno problemi dà per il futuro. Sì, permettetemi una battuta prima, siccome in questa campagna elettorale non è la prima volta che sento nominare Benito sotto forma di zio, insomma ha nipoti anche qui, quindi, sì. Dove vado a parlare zio Benito, a nipoti un po' da più, per dire che tutti mi fanno riferimento all'epoca, quindi ci sono interventi che si rinviano da molto tempo. Nel bene e nel male, sì. Io dico che nel mio lavoro molte delle decisioni, probabilmente quasi tutte le decisioni importanti, vengono prese a seguito di un'analisi che dica la valutazione del rischio. Io cercherò anche nell'amministrazione del comune di far sì che le decisioni più importanti vengano precedute dalla valutazione del rischio. Pilati, ponte di Pilati, basta fare una semplicissima valutazione del danno che ne deriva dal lasciare la situazione in cui è, e la spesa che invece potrebbe risolvere il problema e quindi eliminare il danno. Cioè, anche se dovessero essere necessari dei sacrifici dal punto di vista economico, no? a togliere quella situazione di pericolo, non è paragonabile al danno che ne deriverebbe da non fare quell'intervento. Quindi io ripeto, nel mio lavoro lo faccio quotidianamente da ormai 10 anni, spero di applicare la stessa metodologia anche nell'amministrazione comunale. Quindi è chiaro che è una questione di valutazione del rischio, è molto più conveniente anche dal punto di vista economico. So che quando si parla di danni alle persone, cioè, può essere quasi riduttivo parlare di valutazione anche economica, ma bisogna farlo. Secondo me sistemare il ponte prima che succeda qualcosa è una cosa conveniente. Grazie. Vuoi aggiungere una virgola? Noi già abbiamo avuto dei problemi anni fa perché il ponte è rimasto spento per mesi, forse qualche anno. Quando si è presentata l'amministrazione che è arrivata, gli abbiamo fatto questa domanda. Eravamo tutti qua dentro, senza fare nulla, naturalmente. Mi è stato risposto da un candidato sindaco, dice: no, non si può mettere l'Unione Nazionale perché dobbiamo vedere, contattare l'aeroporto di Treccio, mi viene da dire, perché se dice che sulla stessa linea gli aerei potrebbero atterrare. Anche ci siamo scoricati per terra, abbiamo capito il livello che c'era in aeroporto. Poi naturalmente è stato ripreso da qualcuno dei suoi, ma che sta lì.
cioè che il centro della Lampadena sotto il ponte con l'aeroporto del Veneto. Neanche fosse il Viale Calabria, quando c'è stato all'inizio il Viale Calabria, ha creato dei problemi per gli aerei in atterraggio. All'inizio è stato così, ma il ponte di Merito, con tutta questa cosa, tanto famoso non credo che sia. Beh, alla fine l'abbiamo sistemato grazie alla ditta che c'era in quel momento, Morabito, non è che voglio dare, però si è presa cura lui di illuminare quelle lampadine, altrimenti ancora saremmo a buio, oltre che con i calcinacci per terra. Va bene, fatta questa premessa. E così ci allacciamo all'altra domanda, il rifacimento del sistema di illuminazione pubblica. Questa illuminazione è stata fatta nel 1968, io ero piccolo e mi ricordo che qualcuno di questi, tipo Franco, facevano i saltelli per strada quando hanno visto la luce finalmente, perché prima avevamo le lampadine quelle con il gatto, non so se vi ricordate, tu non te lo ricordi sicuramente. Ho qualche anno che non vedevo, non te lo ricordo, ma se lo ricordo tutti. Quindi voglio dire, adesso ci troviamo, che è successo pure tempo fa e che ha avuto un po' di questi, perché i cavi ormai sono i cavi ormai sono corrosi, quindi abbiamo questo sistema di illuminazione. E quello che voglio dire io, perché abbondare in alcuni punti sulla nazionale con fibri pari sullo stesso punto e non sistemare dove c'è l'emergenza? Perché sono venuti più di una volta a fare rattoppi, chiamiamoli così. Quindi adesso questo è l'impegno che vogliamo lasciare, perché prego. Ah, tocca a me. Tocca a te. Tocca sempre a te. Te vedi risposto questo volte prima. Tocca a me. Allora, chiaramente questo rientra in una fase più ampia di programmazione e progettazione. E l'illuminazione è stata fatta nel 68 e qualche altro posto è stata fatta prima. Perché deve essere data un'attenzione particolare a Pilati? Per la conformazione geografica che ha. È chiaro che i pali della luce, essendo vicini al mare, essendo in ferro, vengono aggredite alla salsedine e quindi effettivamente più di uno rischia di cadere. E è stato fatto un intervento onestamente abbastanza diciamo in termini economici costoso, perché sarebbe stato più logico andare a sostituire quel palo anziché tagliarlo e mettere i perni all'interno. Onestamente non mi, è sì una soluzione tamponi, ma una soluzione che non rientra nel nostro modo di vedere e di programmare e progettare le cose. Noi siamo per andare a rivisitare tutto l'impianto elettrico del Comune di Merito, così come tutti andare a rivisitare tutti i 105 contratti di luce che abbiamo e comportano degli sprechi non indifferenti, anche pensando a una soluzione alternativa di autofinanziamento per l'illuminazione pubblica. Energia alternativa. Ok. Sì, sì, grazie. Allora, per quanto riguarda l'illuminazione, io ho visto qua una data, addirittura 10 anni prima che io nascessi, quindi. Noi abbiamo scritto anche nel nostro programma, abbiamo intenzione di accedere a tutti i finanziamenti che in questo settore ci sono per la sostituzione dell'attuale illuminazione, quella di incandescenza vecchio tipo, con quella a LED. Questo comporta intanto la possibilità di avere accesso a dei finanziamenti, perché si risparmia dal punto di vista del consumo energetico in maniera anche notevole. Ma soprattutto c'è meno rischio dal punto di vista della natura elettrica della trasmissione della corrente, perché i LED funzionano comunque a basso voltaggio ed è quindi più facile la posa. È chiaro che dovendo decidere da dove si parte per questi interventi, se io ho un'illuminazione pubblica nella zona del centro città, questo lo dirò anche quando parleremo al centro città, se io ho un'illuminazione pubblica che è stata rifatta 8 anni fa, 10 anni fa al centro della città e qui ho un'illuminazione che è del 1968, ritengo sia naturale cominciare a sostituirla qui dove. E ripeto, Morabito, voglio dire, da questo punto di vista può anche insegnare che la sostituzione ad oggi con delle illuminazioni a LED comporta grandissimi vantaggi. Io tutti si risparmia come cose da consumo. Nel nostro programma abbiamo indicato nelle opere generali prioritarie il rifacimento dell'illuminazione, non tanto per fare una alta illuminazione che non serve, ci sono punti come dicevi te che ci sono doppia illuminazione, la gente non è che si deve leggere il giornale a mezzanotte per forza in questi posti. Rifare l'illuminazione con il criterio del risparmio energetico, intanto rifare l'illuminazione con il criterio di fare economie, perché ci sono sprechi nel Comune di Merito abbastanza evidenti. Poi con il criterio del risparmio energetico secondo me si può fare un progetto proprio
con questo concetto, perché è vero che si spenderanno dei soldi, ma si possono ammortizzare, si può ammortizzare la spesa dimostrando qual è l'entità del risparmio sulla bolletta elettrica che il Comune fa. Noi riteniamo di andare spediti in questo campo non solo sul paese, sulla frazione di Pirate, ma su tutto il territorio del nostro comune. Avete fatto il giro già? Sì. Abbiamo un altro quesito. Avremo il piacere di capire se domani chi andrà a fare il sindaco in un famoso piano regolatore che si andrà a fare o si andrà a aggiornare, tutto quello che vogliamo. Evitare di fare come è stato fatto in passato, che qualcuno si è improvvisato le scuole, si è improvvisato l'autostrada, il campo della direzione, anche l'altro, così sulla carta. A noi serve una piazzetta pubblica. Vi siete accorti che noi non vi abbiamo accolto in una piazza, ma abbiamo la nostra piazzetta che è parrocchiale, e non è giusto sfruttare la piazzetta parrocchiale per eventi di questo tipo. Non ci è sembrato onesto, anche perché intanto dobbiamo ringraziare Don Benvenuto Malara, perché mi è sfuggito all'inizio di dire che era stato invitato, però lui mi ha comunicato che aveva altre funzioni spirituali, noi siamo più carnali, e dobbiamo ringraziarlo che ci ha dato la possibilità di gestire questa saletta, e gestiamo anche la parte della piazzetta, ma a livello ecclesiastico, ecco, a livello di festicciola, padronale e cose varie. Abbiamo anche una vallonina, abbiamo fatto tanti lavori, e poi chi vuole è invitato a vedere quello che abbiamo fatto noi come comitato. Ci siamo autofinanziati e abbiamo avuto anche un buon apporto da parte sempre del famoso consorzio di bonifica. Quindi automaticamente abbiamo sfruttato anche questa occasione, perché non avremmo avuto le possibilità finanziarie a dare una ditta a fare quei lavori. Abbiamo ripristinato quello che c'era da ripristinare, abbiamo dato un voto accettabile anche a chi va a sedersi alla valenza. E quindi saremo contenti se chi andrà a fare il nuovo sindaco pensasse anche a questo particolare, perché voglio dire, le aree ci sarebbero da sfruttare. Naturalmente voi direte, andremmo a fare cose, a prelevare il terreno magari di Antonello, di Nuccio e cose varie, però io non so, un'amministrazione per opere pubbliche di pubblica utilità dovrebbe stringere i denti e vedere un pochettino cosa fare. Questo è l'impegno che è della domanda. Prego, chi risponde? Posso rispondere prima io? Ma mi state autogestendo le domande? Non sto parlando di questo. No, mi avevo accennato per battuta prima, mi mangio quasi tutto il tempo su questo punto, per battuta sul fatto sociologico che un paese privo o con i marciapiedi abbia una diversa relazione tra gli abitanti. È una cosa vera, è una cosa addirittura pianificata. Nei paesi, diciamo, comunisti di una volta non si facevano i marciapiedi perché le persone non avessero la possibilità di conoscersi, di parlarsi tra loro. Quindi la necessità che un paese o una frazione siano dotati di viabilità pedonale e anche di una piazzetta o comunque di luoghi di incontro favorisce la socializzazione, la conoscenza e una migliore convivenza civile. In questa ottica noi pensiamo di favorire questa richiesta in linea di principio e fedeli a questo concetto che vi ho detto. In termini pratici non vi posso dire se amministro questo comune domani faremo la piazzetta, non conosco la problematica, non so le aree, però sono favorevole a favorire la socializzazione e la conoscenza tra le persone, quindi in questa direzione io sono favorevole a favorire, ad accogliere questa richiesta. Io partirei, doppierei la domanda, noi intanto siamo un attimino logisticamente favoriti rispetto alle altre nazioni come Pirati, perché da 3 mesi durante l'anno abbiamo la spiaggia che sostituisce qualsiasi altra piazzetta. Cioè, prima di parlare di una piazzetta andrei naturalmente
a guardare quello che noi abbiamo. Abbiamo la piazzetta che c'è, quindi penserei sin da subito di attrezzare al meglio con qualche giochino, qualche attrattiva per i nostri bambini, e registro con dispiacere il disappunto di tanti genitori che dicono che la piazzetta non è più fruibile per i propri bambini. Ringrazio Don Malà anche per la messa a disposizione il sabato e domenica del campetto a fine che c'è vicino alla Fiumara. Per quanto riguarda una nuova piazzetta, naturalmente non si parla più di piano rotore, c'è un PSA e in due anni non è stato dato a sapere a noi tecnici, a noi cittadini, da parte della commissione straordinaria, se non a qualche diciamo privilegiato. Io come tecnico e come cittadino, nessuno nella mia categoria è stato invitato ufficialmente e pubblicamente a guardare il PSA, che è quello, il piano strutturale associato. Noi siamo 8-9 comuni, mi siamo 8-9 assieme a Condofuri eccetera, che va a dettare quelle che sono le possibilità di sviluppo. Quindi se noi non guardiamo e marchiamo il piano associato, non possiamo in atto spenderci. È chiaro che ogni paese civile, ogni frazione dovrebbe avere una valvola di sfogo per quelli che sono gli atterici del nostro futuro, che sono i nostri bambini e i nostri ragazzi. Okay. L'individuazione dell'area per la piazzetta è compito sicuramente di un amministratore, però il fatto che Pilati sia l'unica frazione ad avere un comitato di quartiere non può non fare la differenza. Io sui comitati di quartiere, tra l'altro, l'abbiamo messo nel nostro programma, noi intendiamo ripristinare questa era stata un'iniziativa dell'allora sindaco Tripodi, a cui io sono legato, diciamo, anche affettivamente, sia lui personalmente sia la sua esperienza, diciamo, vedeva coinvolto anche mio padre al suo fianco per buona parte dell'amministrazione. Quindi noi in questo senso crediamo alla capacità di essere interlocutore privilegiato dei comitati di quartiere, no? Dell'amministrazione che necessita di avere queste interlocuzioni privilegiate. Quindi l'individuazione dell'area in sé può essere agevolato, visto che gli spazi qui non sono a disposizione, insomma non sembrano essere così tanti, attraverso appunto la collaborazione con il comitato di Pilati. Quindi superata questa ostacolo, ripeto, laddove c'è un buon rapporto col comitato, si collabora, si può superare, non vedo perché, a differenza delle altre frazioni, Pilati ancora non ha una piazzetta, non vedo perché non dovrebbe essere notato. Okay. Volevo fare chiarimento a quello che ha detto lui. Ciao, che mi sta facendo? Volevo fare un chiarimento riguardo al discorso della non accessibilità della piazzetta. La piazzetta della parrocchia non è adibita né a campo sportivo né a campo di poligono, voglio dire. Cioè, giustamente andrebbe attrezzato, come dici tu, bene, insomma, che possono avere qualche giochino, qualche dono, tutta questa roba qua, ma non possiamo immaginare di fare un campo sportivo. Poi non so su che cosa è stato proibito, se tu mi dici è stato proibito, devi dire anche su cosa è stato proibito, perché Don Malà non credo che abbia fatto questo, anzi ha dato la disponibilità. Non è che voglio fare il difensore, perché figurati, non è, però sono fatti. Ha dato la disponibilità di un campetto, magari sarà un po' fuori mano, però ragazzi, se uno vuole fare sport, fa che sa che io ci faccio. Però voglio dire, per altre cose è disponibilissimo, anzi, magari fosse più frequentata, magari mettere delle banchine, perché anche chi vuole vedere là, poi chi vuole venire a vederla vedrà com'è. Anzi, non sa com'era, che c'erano delle stalle, e noi l'abbiamo trasformata in una piazzetta, con tanto di cartello, per quello che abbiamo dovuto autopassandoci. Chiuso questa parentesi, mi sembrava giusto dirlo perché rimane sempre un dubbio. Comunque, ad avviso mio avresti potuto risparmiarti questa regola. Io? Se il registro, e ti dico che il registro è un disappunto, e nota anche le assenze che ci sono qua, e ti fa l'esame di coscienza pure. Io non voglio fare politica, però siccome non è un bene che mi appartiene, è un bene di tutti, dove hanno contribuito tutti, però c'è modo e modo di dire le cose. Tu sentirai una campana, io ne sentirò altre campane. È giusto che si sentano tutti. Quindi no, questo è un problema risolvibilissimo. Le persone si chiariscono guardandosi in faccia, non per SMS.
Vabbè, passiamo alla prossima. Abbiamo il problema delle condizioni. Abbiamo un solo caso detto. E la vergogna forse della regola. Io ho scoperto che anche la Rondopoli vengono a lasciare le condizioni qua, perché è indisturbata, incontrollata. Noi abbiamo proposto con tanto di lettere agli altri, ai vostri predecessori, anzi l'abbiamo proposto anche ai commissari, eventualmente di mettere una telecamera, visto che non si potevano cacciare questi cassonetti, perché essendo una zona isolata si va a scaricare, e qua c'è anche una telecamera, si va a scaricare di tutto, anzi ce l'avete voi da qui, si vanno a scaricare i residui degli spacci del pesce, residui delle macellerie, perché essendo una zona isolata automaticamente si sentono e il materiale inerte, tutto quello che vogliamo, e molte volte si viene praticamente chiusa la strada. No, no, e alla fine si ritrova che oltre diciamo l'immondizia normale, il cittadino che porta l'acqua, poi ci ritroviamo con tutti questi inerti in mezzo alla strada. In effetti c'è un altro cassonetto che è dall'altro lato, in effetti sono due. Ma il problema è quello, perché là essendo isolato, chi vuole mai scarica, poi qualcuno ci mette pure fuoco e quindi i roghi ci sono. Quindi là noi abbiamo proposto di mettere una telecamera, perché se messa la telecamera risolve il problema, nessuno andrà a fare il lancio così, che ci sia la maleducazione del cittadino, e questo è sempre sottinteso, inutile che lo ripetiamo, però un provvedimento va preso per quel sistema là, visto che se ci sarà il discorso della differenziata quello andrebbe eliminato, credo, no? Posso iniziare io stavolta? Allora, ecco, proprio l'ultima parola che è stata detta è proprio differenziale, questa è la parola chiave. I cassonetti non dovranno più esserci in giro per il paese, quindi si eliminerà, quindi poi da uno o da due, diciamo, passerete a zero, quindi sarà più facile da questo punto di vista. Noi ci creiamo, tanto il bando della differenziata è già stato fatto, qualcuno già lo conosce perché è stato pubblicamente esposto da parte dei commissari, è un bando che appunto hanno redatto loro con l'aiuto di un esperto del CONAI, quindi è un bando che è in fase di applicazione, la presentazione delle offerte se non sbaglio è stata da qualche giorno fa, quindi la nuova amministrazione non dovrà far altro che recepire chi sarà l'aggiudicatario, diciamo, designato comunque da un ente terzo che non è il comune, ma la stazione unica appaltante provinciale. Il tipo di differenziale che si farà è il loro spinto, cioè i cassonetti verranno eliminati completamente dalla strada. Questo non so se servirà in automatico a eliminare che la gente pratichi lo sport più diffuso in questo momento a meglio che è il lancio della busta, non lo so, però bisogna partire dalla cultura e dalla sensibilizzazione. Noi abbiamo in mente di iniziare dalle scuole, perché secondo me lì si incide, effettuare questa campagna di sensibilizzazione in modo che diventi inusuale non fare la differenza. Grazie. Concordo con quello che ha detto adesso il nostro competitor, l'ingegnere ha detto bene qual è la procedura, e noi andremo al comune, chi di noi andrà al comune si troverà tutto questo già predisposto, e quindi non deve far altro che sorvegliare la corretta esecuzione del contratto. Mi permetto di ricordarvi che nella prima parte del nostro programma addirittura ho coniato così, un po' per scherzo, un concetto di pedagogia politica sociale che noi come amministrazione ci impegneremo a fare eventualmente. Questo che cosa significa? Significa l'educazione nei comportamenti, avendo per esempio l'amministrazione comunale e la macchina organizzativa comunale, in modo tale che anche i cittadini possano assumere atteggiamenti di civili ed educati e rispettosi del bene pubblico. Io mi sono permesso di dire una volta in un comizio, in un incontro, che qualsiasi buona amministrazione non può avere successo se questa amministra contro la cittadinanza. Per evitare ciò, quindi, noi ci impegneremo a fare e a mettere in campo ogni azione di carattere educativa, a partire dalle scuole, ma non solo, in modo tale che tutti noi avremo un comportamento consono, non più coercitivo. Okay.
Prego. Io naturalmente, vabbè, fa parte del programma di tutte e tre i candidati a sindaco la differenziata, quindi il problema diciamo che per qualche mese è superato. Lo ampio un attimino, noi abbiamo detto pubblicamente che chiederemo da qua a breve, quando ci insediamo, il conto al corpo forestale e ai comandanti di vigile anche per gli incendi che quotidianamente si verificano all'interno della Fiumara. Noi naturalmente su questo ci interroghiamo sul perché, visto che la caserma di vigile è a 3 cm dal campo Rom, persone diciamo indicate quasi esclusivamente come gli autori degli incendi, nessuno di loro è stato mai beccato sul fatto. Quindi questo noi l'abbiamo detto pubblicamente e quindi allarghiamo questo diciamo disagio che la popolazione di Pilati vive diciamo, ormai da tanti anni. Quindi nulla da aggiungere per i cassonetti e per il controllo. Le telecamere non sono state richieste, non sono state autorizzate al comandante dei vigili urbani, però avrebbe potuto ovviare anche con un controllo con i vigili urbani stessi. Io ricordo, scusami solo un attimo, quando io ero per fatti miei dal commissario, sei venuto segnalando lo scarico dei pesci e sai quello che ti ha detto, e un piccolo controllo, forse non mi permetto di farlo. E in questi casi bisogna scrivere, non segnalare, così ci è stato rimproverato a più riprese. Tanto protocollate e tanto tutto. Non facciamo le cose così, purtroppo cerchiamo di farle così bene possibilmente. E abbiamo segnalato tante altre cose, quindi è documentato, potete benissimo verificare. E va bene. Sappiamo su questo discorso, perché i vigili giustamente dovrebbero almeno vigilare, visto che il problema ce l'hanno a 10 metri, non ce l'hanno a 30 km. Cioè, ho visto con i miei occhi quando vedo chi mette fuoco alle gomme a fianco ai vigili, cioè, non è che devo mandare il piccione viaggiatore per quindi vedere che stanno bruciando quella macchina. Cioè, voglio dire, la puzza la sentono, no? Fanno un salto e vedono che senti, è risolto il problema. Qua è un problema di vigilanza. Va bene, abbiamo quasi finito. Abbiamo la pulizia delle strade e un certo che anche di vigilanza su terreni incustoditi, lasciati abbandonati, dove cresce erba, erbacce e animali in genere. Voglio dire, ci sarà qualcuno che farà una verifica di questi terreni abbandonati, oltre che il comune pagasse il minimo e quello che viene? Andrà a verificare, non è che devo andare io ogni volta a dire al proprietario, devo andare al comune e dire si fa un giro, ci sono i vigili urbani, dovrebbero essere utilizzati anche per queste cose, non solo per fare la multarella sul corso o la multarella sotto la tabella che hanno messo l'altro giorno. Voglio dire, il corpo dei vigili urbani, con tutto il rispetto, deve anche fare questo tipo di sorveglianza e di vigilanza, altrimenti non so se serve o non serve. Prego. Facciamo tre ciascuno, poi l'ultima ce la giochiamo. Iniziamo tre ciascuno. Allora, sì, prima però di iniziare a rispondere al punto che voi avete indicato come numero 8, non volendo rubare tempo oltre diciamo, quello stabilito nella domanda precedente, la completo qua. Per quanto riguarda la differenziata, aggiungo che all'interno del bando della differenziata è previsto anche rispetto all'ambientale, l'introduzione rispetto all'ambientale, che appunto avrà il compito anche di vigilare che la differenziata venga svolta correttamente e che non ci siano diciamo cattive abitudini. Altra cosa, perché l'avete accennato, se devo andare in comune a protocollare quell'istanza, come giustamente diceva Peppe, perché verba vola scrittamente. Noi nel nostro programma abbiamo previsto, e questo lo si può fare anche con costi praticamente irrisori, è l'introduzione di un'applicazione mobile per telefonini che consentirà di segnalare al comune in tempo reale, senza recarsi però a fare le fila agli sportelli, situazioni come questa che dicevo prima di aver visto personalmente, cioè del nuovo modello di rallentatore, l'abbiamo visto ieri a Milano. Quindi sarà più facile con questa applicazione, e perché si riceverà un numero di protocollo tale quale quello che hai avuto tu nel momento in cui hai depositato quell'istanza. E per quanto riguarda la pulizia strada, è una cosa che abbiamo visto anche ieri, ci è stato segnalato praticamente da tutti i cittadini. Qua non succede. Qua ognuno si fa la pulizia. L'abbiamo visto okay. Ieri. No. Prego. Noi pensiamo di potenziare il ruolo e le responsabilità del corpo dei vigili urbani,
che non devono essere solo quelli che fanno le multe, ma devono essere quelli che controllano il territorio dal punto di vista di servizi e di decoro. Addirittura noi pensiamo di potenziarlo anche per quanto riguarda la responsabilità del controllo della qualità dei lavori svolti. Noi per esempio pensiamo di staccare un gruppo di ingegneri che sono nell'ufficio tecnico del comune, che diventano il controllo qualità delle opere eseguite da ditte terze o dalla manutenzione interna del comune. E pensiamo anche che i vigili urbani siano responsabili per la segnalazione delle buche, dei disservizi, di quello che non funziona nel territorio, affinché poi l'ufficio tecnico possa produrre una procedura, possa preoccuparsi del ripristino delle condizioni normali, o comunque segnalare, prendersi carico di questo problema. Nessuno al comune avrà l'alibi di non sapere quello che non funziona, perché il vigile urbano segnalerà telematicamente con una foto, manderà la foto all'ufficio tecnico, che resterà in archivio il problema. L'ufficio tecnico deve provvedere, comunque deve prendersi carico del problema, a prescindere se poi avrà gli strumenti per porre soluzione subito o per portarlo all'attenzione dell'amministrazione. Quindi noi pensiamo che il corpo dei vigili urbani debba essere un corpo molto potenziato, non soltanto, anzi solo una parte deve preoccuparsi della viabilità, la cosa più importante è la messa in sicurezza e il decoro del paese. Grazie. Sono due domande in una. La polizia delle strade. La polizia delle strade è prevista nell'attuale assegnazione di gara, naturalmente assieme al lavaggio e alla sanificazione dei cassonetti. Pilati fa parte delle periferie come Brunella, Pallica, Lacco, e è prevista una volta al mese la polizia straordinaria. Se questa non viene fatta come il lavaggio dei cassonetti, chiaramente qualcuno la dovrebbe controllare. Siamo in amministrazione straordinaria. Chi vi parla ha fatto più volte mozioni e interpellanze che giacciono e sono state respinte all'unanimità della maggioranza che governava il comune. Per quanto riguarda i terreni ogni anno viene messa un'ordinanza che parte dalla prefettura, è un atto dovuto da qualsiasi amministratore, l'hanno fatto come commissario straordinario, la fanno tutti i sindaci perché è un atto dovuto, poi non viene spesso eseguita se non solo in quelle zone dove vengono fatte delle specifiche denunce. Chiaramente la problematica è vasta. Noi qua abbiamo la collina di San Leo e tanti siamo in mezzo, diciamo, a un'area quasi prevalentemente non urbanizzata, e il fenomeno è più sentito rispetto al centro, a San Leonardo. È chiaro che un occhio particolarmente vigile ci deve essere da parte dell'amministrazione, ma ognuno scopa con la scopa che ha, con gli attrezzi che ha. L'ufficio tecnico non ha una miriade di personale, l'ufficio tecnico è completamente sguarnito e sottodimensionato per quelle che sono le problematiche che passano all'interno dell'ufficio tecnico, che è il cuore del tutto, è il motore di qualsiasi amministrazione. Noi oggi ci ritroviamo, ve lo dico, scusatemi, con una problematica. Sembrerebbe che l'unico che possa firmare, architetto Romeo, abbia richiesto 20 giorni di ferie non naturali consecutivi, ma 20 giorni effettivi. Significa che per un mese non avremo architetto dirigente all'ufficio tecnico. Perfetto. Questo è quanto. Sì, ho già la parte della nostra. Altra domanda. Siamo alla domanda. Abbiamo le vie di accesso al mare. Ne abbiamo quattro a Pilati. Visto che Pilati dovrebbe essere ormai a livello marittimo, a livello di spiaggia, è rimasta l'unica spiaggia che è rimasta effettivamente praticabile. Diciamo poi abbiamo oltre il lungomare, insomma, dove sei un danneggiato. Però noi, nel nostro piccolo, visto i lavori che sono stati fatti e fortunatamente ancora avvengono, abbiamo una spiaggia che possiamo ancora utilizzarla, anche perché soprattutto per il turismo, tutto questo. Ma il problema qual è? Noi ogni anno abbiamo il problema che c'è un accesso che si ostruisce con la sabbia del mare e non viene nessuno a vedergli uno sbocco. La gente giustamente ha fatto un sacco di proteste, ogni anno protesta e nessuno la sbocca. Magari poi smette il privato e se la sistema per poter scendere al mare. Abbiamo un altro accesso al mare che non è pavimentato, dove è pieno di
schifezze, di bottiglie rotte. Quindi voglio dire, poi abbiamo un altro accesso al mare che stranamente è stato pavimentato dal comune l'anno scorso. Abbiamo l'altra discesa al mare che è stata pavimentata sempre da noi negli anni passati, autofinanziandoci. Però voglio dire, il comune dovrebbe anche dare un'occhiata pure anche in una questione di sicurezza, dove la gente non va neanche al mare. Cioè non possiamo dire sì, c'è una bella spiaggia, ma ci deve pure arrivare. Non è che dobbiamo fare il giro del mondo, ci sono delle cose, piccoli accorgimenti, come le docce, per esempio, che le docce ogni volta sembra che bisogna andare a fare chissà cosa per avere una doccia a mare. E quindi, voglio dire, sono piccole cose, poi alla fine non è grosse cose da muovere. Però su questo ogni anno abbiamo il problema che dobbiamo andare a smuovere le montagne. Magari arriva a fine luglio, ti attaccano la doccia. Ora non so, se non è regolare mettere le docce a mare, e allora questo lo voglio sapere da voi, se è regolare mettere le docce a mare, tanto vanno affilate, quanto vanno a peso, quanto vanno in altre cose. Se è vietato, non si mettono qui, si fa un controllo, se ci sono docce a mare si chiudono. Però vedo che in alcuni posti c'è la doccia e in altri posti non c'è la doccia. Ma dico, sono fesserie queste qua, alla fine. Però fanno parte anche del decoro, del lavoro urbano. Prego. Maria d'accesso. Le conosco sostanzialmente tutte, perché ho detto che vengo a mare spesso anche qua. È il biglietto da visita per il turista che viene, oltre che diciamo, essere la via d'accesso per i residenti. Voi la vivete naturalmente da residente, ma anche il biglietto da visita per i vacanzieri. Come dicevo prima, sono interventi che non richiedono spese eccessivamente onerose, come queste. La pulizia, la pavimentazione, io direi anche la tinteggiatura, che spesso sono comunque lasciate così, sono opere che non richiedono una cosa. L'importante è farle per tempo, organizzarle per tempo e far sì che appunto diventano un buon biglietto da visita per il vacanziero, cioè per il vacanziero. Quindi, per quanto mi riguarda, piena condivisione di questa segnalazione. Sulle docce onestamente anche io avrò qualche perplessità, però giustamente se ci sono le perplessità qua dovrebbe esserci tutto il litorale. Probabilmente quelle autorizzate sono quelle nei nidi, dove comunque si dovrebbe vigilare che i detergenti eventualmente utilizzati siano più compatibili, ci sono una serie di cose. Però sui sottopassaggi da sistemare, pavimentare e pulire, pienamente d'accordo, anzi. Condivido anch'io questa preoccupazione, che però deve. Parte da una considerazione di fondo, anche questa, si tratta di programmare, non si può aspettare ogni volta il primo di agosto per accorgersi che i sottopassi sono ostruiti. La programmazione attiene alla responsabilità di un'amministrazione ed è la madre della necessità che noi pensiamo di attuare addirittura appena ci insedieremo, se ci insedieremo. Perché dobbiamo ristrutturare la pianta organica di questo comune. Non pensiamo, quando parliamo di riorganizzare la pianta organica, non pensiamo affatto ad azioni punitive contro quelle funzionari dipendenti. Noi non puntiamo l'indice a nessuno. La ristrutturazione deve partire dalla professionalità, cioè ogni ufficio deve avere la sua pianta organica necessaria e sufficiente, quindi senza sprechi ma necessaria, con le professionalità giuste, e se ci sono i nomi e i cognomi, e poi si riempiono le caselle con i nomi e i cognomi. La professionalità che c'è e che va bene viene mantenuta, però viene anche sorvegliata. Noi pensiamo che un'amministrazione non debba preoccuparsi di pulire il sottopasso il primo di agosto, ma di fare sì, semplicemente di dare alla gestione un giusto indirizzo e una giusta sorveglianza affinché vengano per tempo eseguite tutte le opere. Sarà compito e responsabilità dell'amministrazione evidentemente di prendere quei provvedimenti nei casi di inefficienza. Quindi non è compito del sindaco che pulisce, ma è una giusta programmazione che riguarda è la tutte le aree di responsabilità di me. Prego. Naturalmente sempre, il concetto è sempre lo stesso, programmazione e progettazione. Noi nel nostro programma abbiamo detto che il Comune di Merito, pensiamo al Comune di Merito come una cittadina che debba camminare su due gambe, una di queste è il turismo collegato naturalmente al mare, che per noi qua non va inteso luglio, agosto o giugno, ma va inteso almeno per 6 mesi all'anno, perché da noi da aprile a ottobre potrebbe portare a Merito una ricchezza in termini di turismo che attualmente non c'è. Naturalmente è tutto collegato poi ai servizi.
È chiaro che è una banalità andare a rendere fruibili i sottopassi e decorosi. Poi sulle docce le regole vanno rispettate, non si può fare sfogliare la margherita mano con mano, o ci sono in tutti i posti o non ci devono essere in nessun posto. Naturalmente eccezioni non devono essere fatte. Noi abbiamo anche pensato di attrezzare magari uno dei sottopassi per dare la possibilità ai diversamente abili, perché purtroppo ce ne stanno e nessuna attenzione mai è stata riservata a queste categorie. Io onestamente rabbrividisco quando vedo questa parte ultima della domanda: manutenzione stagionale con legamento rete fognaria. Ma non esiste che possa essere pensata una manutenzione stagionale. Via d'accesso al mare con manutenzione stagionale. Sono due domande in una, ecco. Ci manca la virgola. Sono due domande in una questa qua, perché c'era praticamente da aggiungere che c'è una necessità nella zona San Leo, che praticamente è isolata dal sistema fognario comunale. E la messa insieme però non è vero. Punto. Punto è punto. È un... Ma la sostanza non cambia. La sostanza non cambia. Sì, sulla normale. Ecco, questo è il punto che magari non abbiamo sottolineato. Nell'urbanizzazione è inimmaginabile oggi pensare a... Dopo abbiamo quella zona, la zona alta di San Leo, che è isolata dal sistema fognario orizzontale, quindi sarebbe opportuno, l'abbiamo pure segnalata con qualche edizione di Instagram. Ora è chiaramente. Va bene, avete risposto a tutto. L'ultima domanda è superflua, perché già l'abbiamo accorpata nelle prime, dove abbiamo chiesto: entra funzionale il corpo della polizia municipale? Ecco, rientra quelle domande che si sono fatte prima. Quindi io mi auguro che questo discorso... No, su questo chiedo scusa, una riflessione l'ho fatta, rispondiamo a questa domanda, perché onestamente posso dire che più funzionale di come è stato funzionale, noi abbiamo avuto decine di sequestri che sono passati alla... Io onestamente, come diceva qualcuno... Ma io devo funzionare, nel senso, non solo sulla punta, come dicevamo prima, ecco, parlo funzionare a livello anche di sorveglianza, abbiamo registrato, io vi dico che onestamente la vedo un attimino in maniera diversa. Ce lo diamo tutti, forse come chiusura finale, un minuto, due minuti, li bruciamo così. Sì, aspetta. No, io dico questo non perché non funziona a meglio. Io dico, noi parliamo della nostra trazione, perché io vedo passare i vigili urbani, c'è una voragine in mezzo alla strada. Non ho visto il giorno dopo qualcuno che arriva a farci l'intervento. Qua abbiamo all'angolo, nella salita della chiesetta, qua, se volete andare a vedere, sono tre mesi e c'è un tubo rotto in mezzo alla strada, ovviamente, all'esterno. C'è una voragine così. Io ho consigliato a qualcuno di prendere due pesci grossi e metterli là. Qualcuno si è messo a dire. Ma vi assicuro che se ci mette due pesci rossi diventerà uno squalo per quanto attende la pesca. Io questo che voglio dire. Allora, i vigili segnalano se c'è qualcosa sulla strada. Poi l'ufficio competente che non prendono. Avete visto che ci sia traccia nella sede che c'è la segnalazione, poi vediamo se la sedia. Sicuramente prenderanno la questione al varanno e comunicano, soltanto che poi chi deve comprendere altro se ne frega. Questo è scontato che lo fa. Allora, io per chiudere questo, poi se c'è qualcuno che vuole intervenire, faccia qualche domanda, però con un certo ordine, senza fare... Una cosa semplice. Dopo. Allora, io mi permetto, siccome rimane a noi agli atti come promemoria, cioè rilasciarmi, metterci una silletta per ogni foglio. No, non su questo qua, questo lo tenete voi come promemoria, questo è... Thank you.
non si può poi. No, stiamo mettendo una, a me piace, a me piace. Basta l'impegno. Ho detto, ho preso l'impegno, non lo scrivo. Ma c'è se sente, dai, si può capire che sta bene, ah, io? Scusa, ognuno firma un foglio? Sì, sì, sì. Verificato rispetto alla normativa vigente, la fattibilità dei costi, l'avremmo fatto 30 giorni, come si dice che lo sono molto importante. Ci hanno bisogno di delle camere, non stiamo obbligando nessuno a firmare la cambiale in bianco, perché è soltanto un'informazione che stiamo dando dei problemi della frazione, quindi in ogni caso poi rimarrà poi l'impegno. Quando ci sarà la prossima tornata elettorale, chi si riproporrà, chi rimarrà fuori, sono problemi. Però quantomeno questo poi verrà ritornato alla base. Allora, prima di tutto, volevo parlare che mi auguro che veniate il giorno 1, il giorno 2, giugno, 3 giugno, se due feste a portarlo a me per ricordarmi. Che cosa? Quelle dell'impegno l'ho presa. No, ma noi ce la. No, ma come venivare a voi? Anche perché non c'è quello che vorrei che il prossimo sindaco facesse un'ordinanza che in spiaggia non si devono portare cani. No. È una cosa sporca, che ci sono le zecche, ci sono i bambini. Se vuoi pensare che si possono portare, portate. Vabbè, siamo stati. Perché poi l'estate se la mettono tutta a spiaggia con i cani. Adesso, certo, ognuno di noi è il cane, non lascia il cane. Sì, non lascia il cane. Io lo bisogna far sì che sia il padrone a portare il cane, non chi c'è adesso. Perché se chi c'è adesso è un padrone. Pensate che ci sono gente con le schiena che non gli porta i cani, mentre i maesani portano. Altre domande? Dunque, come presidente di un'associazione che abbiamo qui sul posto, in Maria Sottile, che è legata praticamente all'aggregazione di giovani, non giovani, anziani, eccetera, noi organizziamo anche delle manifestazioni, che qualcuno di voi sicuramente avrà visto. Prima è stato detto qui non c'è una piazza. E adesso pongo un problema sicuramente meno importante rispetto a quello del ponte, dove io personalmente ci sono capitata, e faccio una parentesi: quando ha detto dove sono andate a finire quei pezzi di cemento, uno di quelli l'ho portato io personalmente al tecnico comunale, però magari qui poi poteva rispondere la commissione e non ha risposto, vabbè, comunque questo è un altro discorso. Ci è stato chiesto di fare una replica su questa manifestazione alla villa comunale di Meito. La villa comunale lì hanno risposto no. Quindi praticamente è un posto, se si chiama villa comunale, credo significhi comunale, che è comune, noi paghiamo credo delle tasse su quel luogo. E quindi mi chiedo perché deve rimanere chiusa? Io mi interesso di spettacolo, mi interesso di musica, eccetera, ma vorrei che venisse in qualche maniera fatto qualcosa per venire incontro a queste associazioni, a chi vuole fare comunque qualcosa anche su merito, perché invece si ritrova questo luogo chiuso e praticamente non ci paghiamo le tasse così. Mi auguro che si possa interagire, come ho sentito dire, il comune sarà una casa, diciamo così, di tutti, dove si può andare a parlare in maniera molto serena. Io ultimamente l'ho chiesto anche al vecchio sindaco e mi è stato risposto, allora adesso il sorriso ci sarà anche dopo. Io mi auguro che qui veramente ci siano dei sorrisi senza fare poesia, come mi dice sempre qualcuno che faccio poesia. Però mi auguro che questo interagire ci sia e che si sfrutti in qualche maniera. Io capisco gli atti di vandalismo, capisco tutto quello che c'è stato alla villa comunale, però chiuderla quando magari ci si può fare qualcosa per il bene di tutti mi sembra un po'
negativo. Nel nostro programma non l'abbiamo detto, la villa comunale va riaperta, tant'è vero che viene riaperta e rinaugurata la seconda volta mercoledì. Non mi sarebbero sacramentato che non l'avrebbero fatto a seguito del nostro impegno in una conferenza stampa dove abbiamo detto che ci saremmo attivati con i volontari e con gli operai del consorzio di bonifica, che per noi sono state e sono una risorsa per i termini, per i costi che comportano. Noi, chi vi parla ha fatto un incontro con i commissari e l'attuale presidente, il dottore Caridi a Reggio, e ci è stata offerta la possibilità, parlo come comunità, di avere una convenzione con i consorsi che ci vedeva impegnare 5 operai più il sesto e il settimo con i mezzi meccanici, ma con i mezzi meccanici al solo costo del gasolio e quant'altro per la movimentazione dei mezzi. Giannelli ha detto che non ha firmato o non hanno firmato questa convenzione perché devono vedere se è legittimo o meno la fornitura del gasolio. Io nel 2013 l'ho detto pubblicamente che noi intendiamo ragionare come famiglie e loro non sono, non stanno amministrando il comune come va fatto in una buona famiglia, perché è una famiglia che si propone ma non opera al costo della sola colazione, questo può essere il rapporto, e ci si può dare addosso a una famiglia che si rispetti. Noi la villa comunale la pensiamo come il luogo di tutti e deve essere così come tutti gli altri luoghi, ma la villa comunale oggi, così come il fortino, come il mercato coperto, è fruibile soltanto a pagamento. Per utilizzare una struttura di questi ci vuole A, l'assicurazione, B, un pagamento di un minimo di 150 euro, come così qualsiasi spazio aperto. Io dico che manifestazione all'aperto, il Duomo Teatro Aquila, per fare la rassegna in piazza Canonico Margiotta, che non ha una strada, no, una piazza comunale, ma è messa nel regolamento comunale, erroneamente dai commissari, hanno dovuto pagare 400 euro quest'anno. Quindi nelle delibere che impegnano gli spazi pubblici, i nostri commissari erroneamente hanno indicato spazi che sono di competenza della provincia e hanno reiterato l'errore quest'anno riconfermando questi spazi a pagamento. Chiaramente non esiste che qualsiasi associazione voglia fare una manifestazione come è stata quella dell'associazione di cui tu, Antonella, sei presidente, e ringrazio la tua come tutte le associazioni per quello che fanno, perché ho rimproverato ai commissari che un grazie, a prescindere da come si rapportano, da quello che spendono, per l'impegno che profondono, non solo in estate ma durante l'anno, l'avrebbero dovuto dire e non hanno ringraziato nessuno. Voi provate a immaginare il paese di Nevito senza le associazioni, un paese morto, perché il comune di Nevito non ha il festival jazz come ce l'hanno a Roccella eccetera. Quindi senza le associazioni il comune di Nevito muore. Ora, non la vedo come l'ha detto qualcuno l'altra sera, che ci sono associazioni che nascono e muoiono e che non dovrebbero essere supportate. Ci sono associazioni in questo territorio che hanno preso decine di migliaia di euro e c'è anche un procedimento penale, un rinvio a giudizio per alcuni amministratori. Le associazioni lo dobbiamo fare tutti assieme un regolamento. Vanno a spendere 100.000 euro, scusate il termine, per il rapporto, gli diamo un 1%, gli diamo il 2%, ma deve essere una regola che vale per tutti. Non esiste che ci sono associazioni che spendono 10 e prendono 9 di contributo. Questo? Grazie. Mi ricollego a quello che hai detto prima a proposito di questo ragionamento. Se una buona amministrazione si distingue da un'amministrazione commissariale, per esempio, per come affronta la problematica, tu puoi gestire un problema dal punto di vista poliziesco oppure lo puoi gestire da un punto di vista sociale, educativo, di collaborazione con la gente. Non lo so se nel mandato di una commissione straordinaria c'è la gestione con il punto di vista poliziesco. Noi certamente non faremo così, anzi, come vi ho detto prima, noi utilizzeremo da subito lo strumento del bilancio partecipativo. Questo consente a un sacco di gente di partecipare alla vita dell'ente attraverso un'associazione di appartenenza. Si fa cultura, si fa crescere la classe dirigente, si coinvolge tutta la cittadinanza nella vita dell'ente. Noi già uno strumento ce l'abbiamo
prima della villa comunale. Noi abbiamo già il palazzetto ex mercato coperto, che è già fruibile, basta pochissimo, diciamo quasi niente, per renderlo fruibile alla vita delle associazioni. È quello lo strumento, insieme al bilancio partecipativo, che noi dobbiamo realizzare immediatamente per fare sì che ci sia il coinvolgimento di tutta la cittadinanza nella vita dell'ente. Certo, come diceva l'ingegnere Meduri, ci ritroveremo probabilmente con la villa comunale ristrutturata da qualche tempo. Noi non pensiamo francamente di mettere le telecamere e di gestire anche il decoro della villa comunale, così come tutti gli altri posti pubblici, da un punto di vista, come si dice, poliziesco, ti facciamo la multa. Pensiamo di dare l'esempio come amministrazione, in modo tale che nessuno si possa permettere di fare atti di vandalismo, nessuno, perché tutti capiscono che il bene è pubblico e che la cittadina pulita e decorosa ci appartiene, ed è un'offesa per tutti, anche se qualcuno si può permettere il lusso di trasgredire da questo comportamento. Faremo pedagogia anche su questo. Okay, grazie. Allora, per quanto si riguarda l'aspetto dell'utilizzo dei beni comuni per fini culturali, diciamo, a vantaggio delle associazioni, noi abbiamo scritto il nostro programma, equivale a quel foglio che abbiamo sottoscritto prima, e il nostro è un impegno con tanto di firma sul programma. Noi abbiamo scritto abbiamo previsto la fruibilità gratuita dei beni comuni per scopi collettivi. Quindi riteniamo che una volta che le associazioni, che appunto l'altra sera si è posto il problema delle associazioni che nascono, prendono finanziamento e poi il giorno dopo chiudono, e questo naturalmente non lo possiamo più consentire. Una volta che le associazioni si iscriveranno all'albo delle associazioni, che è già predisposto, è già stato predisposto, ma poi non è stato mai regolarizzato con tanto di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, le associazioni meritevoli, che sapranno organizzare eventi di tipo appunto culturale, non per una ristretta cerchia di persone, per noi debbono necessariamente poter fruire in modo gratuito dei beni comuni, altrimenti non si chiamerebbero tali. Per quanto riguarda invece la manutenzione della villa comunale, l'abbiamo detto più volte, l'articolo 24, noi riteniamo che la manutenzione sia di competenza del comune, e quindi si debba fare in modo che i cittadini pagano le tasse, si debba fare in modo che il comune si occupi della manutenzione dei beni, delle aree verdi, eccetera. Laddove questo non sia possibile per l'eccessivo indebitamento del comune, esiste l'articolo 24 del decreto sblocca Italia, cosiddetto sblocca Italia, che prevede che nel momento in cui le aree comuni vengono affidate a cittadini singoli o in associazione o tra loro consorzio in associazione, questi possano poi usufruire di agevolazioni fiscali nel pagamento di tributi locali. Per cui è l'unica via per far sì che il bene si senta comunque come un bene pubblico, ma venga mantenuto come se fosse casa nostra. Quindi penso alle risposte che sono delle in questo caso. Grazie. Noi a questo punto volevamo anche utilizzare, noi come comitato, con tanto di tasse pagate all'Agenzia delle Entrate, eppure non abbiamo mai percepito un centesimo. Abbiamo fatto tutto in autofinanziamento, perché puntualmente, mentre come diceva Meduri, sono state delle situazioni un po' equivoche, alla fine, come si dice in gergo qua da noi, lo dico in dialetto se mi permette, la scudurata del dire, questo è il detto più o meno, no? Siamo arrivati alla scolovata delle cosiddette pene, e praticamente che cosa ci dà? Che cosa vi offrono? Vi offrono semplicemente il punto luce e il palchetto, cioè voglio dire, diventa anche vergognoso per chi ci ha lavorato per dei mesi per fare una manifestazione, cioè e non ti dà neanche un giro, poi magari viene, arrivare lui l'amico di turno dall'esterno, si fa un finanziamento di 1.000 euro, 10.000 euro per fare una manifestazione che forse sembra più importante rispetto alle altre, però non è neanche corretto. Voi dovete stabilire un parametro, voglio dire, se ci sono degli stanziamenti, tanto vale l'uno, tanto vale l'altro. E a questo punto nessuno potrà lamentarsi. Bisogna che le associazioni siano registrate, siano corrette, bisogna iscriverle anche nel registro, questo di cui parlavamo prima. Questo
penso che alla base della legge, visto che si è parlato tanto e voi avete ben esposto durante i vostri comizi o le manifestazioni che ha organizzato, si è parlato tanto di trasparenza. La trasparenza voglio dire è alla base del funzionamento, perché io mi auguro che chi andrà a governare questo comune veramente chiuda con la prima repubblica, che inizi la seconda, la terza, quello che, ma che si chiuda veramente, perché altrimenti la gente non andrà più a votare. E non ci sono santi che tengono, non ci sono più promesse che tengono, e né riunioni così, perché diventeranno inutili. Cioè, noi lo diciamo per esperienza, noi siamo partiti dal 94 a fare queste cose, non è che ci siamo dovuti andare adesso perché ci sono le comunali adesso, gli atti parlano chiaro. Quindi voglio dire, noi abbiamo chiesto con umiltà e con tanta educazione, molte volte, delle cose che non ci aspettavano, perché la gente, voglio dire, paga le tasse. E come paghi le tasse, se è legale pagare le tasse, dovrebbe essere legale avere anche dei servizi, altrimenti le cose si invertono, diventa tutto illegale, non paghiamo più i servizi. Questo deve essere chiaro. Io, a questo punto, che voglio augurare ai tre candidati a sindaco non una buona fortuna in bocca al lupo, ve lo meritate tutti e tre, onestamente avete una preparazione che forse negli anni passati scricchiolava un po'. Avete in comune le enne del cognome, avete i titoli in comune, voglio dire, se stavolta non si fa qualcosa a me, non mi si piace. Se mi prendo solo 10 secondi, se noi vinceremo le elezioni, caro Muccio, abbiamo come dire, il desiderio, anche il sogno, scusate non l'arroganza, ma potrebbe apparire così, che noi vogliamo vincere le elezioni tutti i giorni a seguire dal 1° di giugno. Noi non siamo appassionati o innamorati di una poltrona, siamo disponibili, ci siamo resi disponibili con tanto sacrificio personale di servire questo paese, e noi ce la metteremo tutta, tutto il nostro impegno, non basta l'impegno per amministrare un paese, ci vuole la capacità, ci vogliono delle competenze che io credo di avere, e perciò noi riteniamo che è giusto inseguire il consenso tutti i giorni. Noi non ci chiuderemo dietro una scrivania perché vogliamo fare il sito a tutti i costi. Personalmente ritengo che sia un grande sacrificio per me, per la mia vita, per il come ho organizzato la mia vita, fare il sindaco. Non me l'ha chiesto nessuno, diciamo, non me l'ha ordinato il dottore candidarmi. Ho scelto di candidarmi, se farò il sindaco lo farò solo per 5 anni, quindi non farò, non assumerò come dire, decisioni campanilistiche, elettoralistiche, perché poi devo prendere il secondo mandato, e quindi io pretendo che il nostro comportamento, mio e di tutta la mia giunta eventualmente, sia incentrata sul consenso di tutti i giorni. Perciò vi ringrazio di questa partecipazione. Noi abbiamo assemblato la squadra di merito del cuore con l'obiettivo di tirare fuori dal pantano, dall'emergenza, dall'eccezionalità in cui purtroppo merito si è venuta a ficcare a seguito del terzo scioglimento per mafia, con due obiettivi. Il primo è quello mai più commissario in merito. Il secondo è quello di, diciamo, andare ad eliminare completamente quella cappa che purtroppo per chi ha modo di girare fuori da merito, fuori provincia, fuori regione, vede merito come paese esclusivamente di 'Ndrangheta. Non è così e non deve essere così. Noi abbiamo inteso formare una squadra su un programma, diciamo, fruibile e in continua evoluzione, aperto al contributo di tutti, ma di tutti coloro che hanno veramente a cuore la nostra merito. Noi accettiamo, chiediamo quotidianamente da qua a fino a che il Signore ci lascia, quindi ho detto lo spazio temporale da qua alla tomba per noi, e qualsiasi suggerimento, qualsiasi apporto ci viene dato, naturalmente
è un apporto che noi, per quale noi possiamo dire soltanto grazie. Lo abbiamo chiesto noi, non lo rifiuteremo, anzi lo rincorriamo quotidianamente con l'obiettivo soltanto di avere un futuro per noi, per quelli più grandi di noi e per i nostri piccoli che sono il nostro futuro, migliora il merito, e questo merito è quello che conta, è quello che noi cerchiamo. Mi vorrei collegare a quanto ha detto il Presidente del Comitato, a quanto ha detto Lucio. Lui ha parlato di cambiamento, è l'ultima possibilità per il cambiamento, perché poi la credibilità della politica potrebbe avere un corpo mortale. Ora, voi la lista le conoscete, se avete scosse probabilmente tutti, se conoscete ormai i nomi dei candidati uno per uno. Allora, se dobbiamo parlare di cambiamento, l'unica lista può cambiare veramente le cose, per la lista. Non me ne voglio di candidati, basta guardare le altre liste, sono infantili, voglio dire, di candidati o comunque di persone vicine. I candidati adesso, hanno già. Adesso non iniziamo a rifugare. No, adesso si danno. Mi permette solo per questa. Questa è chiaro che si lo portare qua sì, è legittimo, dai. Ma no, penso che non aver detto nulla di offensivo, non si daranno naturale. Sinceramente, noi siamo veramente il cambiamento semplicemente perché nessuno di noi ha mai amministrato prima. Le altre liste hanno già amministrato e le hanno amministrato. Penso che non abbia detto nulla di falso. Perché bisogna vedere se gli altri devono essere eletti, saranno poi eletti o no. Sì, appunto, ma noi possiamo veramente non avere un punto. Allora, io non voglio fare. Non mi sono sentito colpito da questa battuta. Vedere, ma se non ho fatto mai politica insieme al vecchio passato, a quella di nuova repubblica che dicevo io, ti do pienamente ragione. Adesso hai di fronte delle persone, puoi vedere in sindacato che io tutti i candidati intendo, poi personalmente uno la può pensare come vuole, cioè sono noi che stiamo lì per il giudizio della gente del 31 di maggio. Però se vogliamo fare una abbiamo un ring. No, dall'inizio della campagna elettorale c'è stata molto. Va bene, è lui, è arrivato dopo il signor primo, ok. Io ringrazio.